capite quello che io ho fatto stasera? Sembra che il Signore stia parlando con ciascuno di noi. Davvero state capendo quello che sta avvenendo? E in realtà questa è una domanda decisiva per intraprendere il nostro percorso di senso, di significato, alla comprensione del mistero di queste giornate straordinarie del Triduo della Settimana Santa. Noi ci siamo preparati per bene, tanti di noi. Abbiamo fatto un percorso tutta la Quaresima, abbiamo fatto un percorso di approfondimento sulla parola di Dio. Abbiamo fatto in modo che questa settimana, iniziando da Domenica delle Palme e poi lunedì, martedì e mercoledì, ci vedessero tutti in qualche modo impegnati a comprendere sempre di più, non solo dal punto di vista dei significati razionali, psicologici, di questo percorso spirituali, ma esistenziali, per tentare di fare luce attraverso la parola del Maestro, il significato della sua vita, il gesto supremo del suo martirio, la nostra esistenza, oggi nel quotidiano. Stanotte il Signore consegna il suo testamento e quando è il momento delle ore decisive e le parole che vengono dette nelle ore decisive vengono date con tale solennità, queste parole segnano per sempre il cuore di chi le riceve. Se poi queste parole nelle ore decisive di alti significati vengono dette dalla parola, dal Signore, che è la parola che si incarna, e allora questa parola diventa capace di dire davvero qual è il significato della nostra esistenza, qual è la direzione. Gesù dice in questa notte, io sono venuto, e lo dice ai suoi discepoli in questa pagina stupenda che l'Apostolo Giovanni ci consegna in tutto il percorso dell'ultima cena, ci dice che lui è venuto solo per amore ed è venuto a consegnarci l'amore di Dio suo Padre, a fare in modo che gli uomini comprendano di quale amore Dio Padre, Dio Figlio nello Spirito si amano, perché quell'amore può essere la sostanza e il significato della vita. Partiamo da questo. In quella notte, la notte della parola decisiva, dice agli uomini: solo amando vi salverete. Ora, fermatevi per un istante. Dovremmo chiedere, voi veramente, come Gesù dice, state capendo quello che io vi sto dicendo? Quando, e lei ha detto sì, io è solo l'innocenza di un bambino che può provocare non solo il sorriso ma la riflessione, perché per lei è chiaro, per noi lo è. Sappiamo davvero che cosa significa amare, ma con la tonalità, la profondità, l'esperienza con la quale questa parola ci è stata consegnata in quella sera. Se è vero come è vero, come dice il profeta, le mie parole non sono le vostre parole, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Gesù, per metterci in guardia da pensare che l'amore sia soltanto ritorno gradevole di una sensazione emotiva, per metterci in guardia dal pensare che l'amore sia soltanto vago sentimento, anche se sentimento importante, il Signore ci dà in quella sera dei segni, ci mostra quali sono i percorsi dell'amore. Concretamente, lui che era partito da dire vi salverete nell'amore, per non farci equivocare, ci fa vedere di quale amore si tratta. E il primo segno che mostra in quella stessa sera è il lavare i piedi ai suoi discepoli. Prima consegna: se volete essere felici dovete essere uomini d'amore. Uomini d'amore sono quelli che non si fanno servire, ma che servono l'umanità.
amore è gioia di dare piuttosto che prestigio da ricevere. E se prestigio si riceve dall'amore, perché basta amare per essere felici. È il primo segno, il segno eloquente, importante. Pensate che noi crediamo in 7 sacramenti. Sant'Ireneo diceva che il segno della lavanda dei piedi era un segno sacramento, cioè in altri termini rapportava e legava Dio all'uomo direttamente, quasi a voler ricordare che se non ci laviamo i piedi gli uni gli altri, nel segno di dare disponibilità, apertura, il termine più alto usato dall'umano è la compassione. Se non siamo uomini di compassione, non avremo parte, perché non siamo uomini. Volete salvarvi? Amatevi, ma l'amore è compassione. Secondo, in quella stessa sera, la sera della consegna in cui il testamento del Cristo viene stampato nel cuore dei suoi compagni che lo porteranno in tutto il mondo, lui prende del pane, lo spezza e mette il pane al centro del sacrificio. Sta dicendo qualcosa di importante. Pensate che i sacrifici, sia i pagani sia quelli degli ebrei, sono fatti con degli animali. Viene ucciso qualcuno perché il suo sangue, un animale, sia espiazione, consegna, sostituzione del mio sangue che vorrei versare. Lui prende il pane, l'elemento più semplice e nello stesso tempo più trasversale all'umanità. Mette il pane al centro dell'amore. Altro segno potente. Prima di dire che sarà il suo corpo, lo prende e lo spezza, quasi a voler ricordare che la parola compagnia, viene dal pane, perché nel pane e nel pane spezzato c'è il compagno, il compagno, con il pane, perché la parola compagno nasce dal pane. Prima di ogni altro gesto lui dice: siate compassionevoli, lavatevi i piedi, provate ad essere fratelli. Fa un passaggio in più. Provate ad essere fratelli, la parola nuova del cristianesimo, che lancia una sfida di significato, che senza in quel momento far vedere di cosa si trattava, ma già era una rivoluzione dal punto di vista sociologico, dal punto di vista filosofico. In un tempo, in un mondo, quello, fatto da vincitori e vinti, da potenti e servi, da impero e da schiavi, il Signore ha il coraggio di lanciare la sfida della fraternità. Volete essere uomini di amore? Non ci sia tra di voi colui che aspira ai primi posti per schiacciare gli altri. Siate compagni di avventura. Terzo segno. In quella stessa sera dice ai suoi compagni di cordata, agli apostoli: prendete questo pane, spezzatelo, prendete questo vino e bevetelo, e fate questo in memoria di me. Legando l'amore e quindi la salvezza futura alla memoria del bene ricevuto. Fate questo in memoria di me, appoggiatevi a me. Una memoria, badate bene, non come ricordo del presente al passato, non come questo movimento qui, ma di un passato agganciato per diventare forza del presente. È un passato che diventa ogni giorno che io spezzo quel pane, il suo corpo è lui che è presente nella mia vita. Volete essere uomini d'amore? Imparate da me, mangiatemi. E una volta che mi avete mangiato, lasciatevi mangiare dagli altri. Una mamma, quando vuole bene un bambino, dice, e dandogli un bacio, dice: ti mangerei. Gesù dice: mangiatemi, sono il corpo donato per voi, ma chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue non è più lui a vivere, ma sono io a vivere dentro di lui. Quarto segno, sempre in quella stessa notte,
vi salverà l'amore, a condizione però che siate uomini della lealtà, perché se mi tradirete non sarete felici. Stanotte uno di voi mi tradirà. Legato alla proposta c'è una coerenza. Per poter essere capaci di superare la notte, perché è notte, quindi vivere l'amore come prospettiva di serenità e di felicità, non bisogna essere uomini del tradimento. Ognuno sa i fatti suoi. Ognuno sa i fatti suoi. E sappiamo quante volte abbiamo tradito la nostra vita, abbiamo tradito gli amici, abbiamo tradito i sentimenti, abbiamo tradito per altro, non per Cristo, abbiamo tradito per vili interessi. Ognuno gli interessi propri li conosce, non è detto che l'interesse sia soltanto quello economico. Abbiamo tradito e per questo è stata notte, lo dice il Vangelo di Giovanni. Appena Giuda ebbe intinto il pane nel piatto del maestro ed era uscito, era notte. Però in quella stessa sera, pensate il suo amore straordinario, ci consegna una cosa straordinaria. Uomini d'amore, uomini di perdono. Vi do un comandamento nuovo. Amatevi come io vi amo. Anzi, ogni volta che vedrete che non c'è qualcuno che ce la fa, perdonatelo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Che potente notte questa notte. Che segni straordinari il Signore mostra. E quanto noi cristiani abbiamo avuto in eredità tale ricchezza per essere contenti e felici di avere un tale maestro. Eppure, insieme a tutto questo, abbiamo ricevuto anche un'eredità pesante, perché a fronte di tanta abbondanza e ricchezza ottenuta, c'è l'impegno e la responsabilità di essere fedeli al dono ricevuto. E questo non sempre. Non sempre. Non riusciamo a amare del suo amore, non riusciamo ad essere uomini del servizio, della compassione, non sempre siamo pronti a spezzare e a condividere il pane, non sempre siamo pronti ad essere leali e ci facciamo prendere dal tradimento. Ed infine, quando avremmo potuto assaporare la gioia del perdono, ci lasciamo prendere dall'odio, dal rancore. Stanotte però è possibile rinnovare i nostri voti. È possibile riagguantare la nostra eredità cristiana. Lo facciamo perché grazie all'amore della Chiesa, grazie al dono straordinario della vita che Gesù ci ha donato, noi possiamo tutte le volte che siamo con Lui ritrovarci in quella stessa notte ed essere contemporanei di quell'avvenimento e dire: Signore, malgrado me, malgrado i miei limiti, dammi l'opportunità di ricominciare da capo. Ecco, facciamolo stasera. Ecco perché la liturgia di questa sera, ma di sempre, non è una vaga rappresentazione, non è uno spettacolo, ma è quanto è un memoriale, e cioè è la volontà di ripresentare lo stesso avvenimento in tempo diverso. È la gioia di rivivere la totalità di quell'esperienza e farla nostra. Permettetevi, prima di concludere, di sentirmi responsabile con voi che state qui ad ascoltarmi, di poter lanciare questa sfida di significato, come mi sento responsabile con tutti quelli che ci stanno ascoltando da lontano, da varie parti d'Italia, attraverso la radio, come quelli che domani ci ascolteranno tramite altri strumenti, che stanno di volta in volta provocando in me una sensazione che c'è tanto desiderio di questo incontro con Gesù, che la nostra responsabilità di preti, che stasera troviamo origine nel nostro sacerdozio, perché un altro dono che il Signore ha dato quella sera, dono d'amore, è stato il suo sacerdozio dato agli uomini, concesso a dei poveri uomini. La responsabilità grave di essere ministri della parola,
e di poter gridare con tutta la propria vita, benché i propri limiti, quanto amore c'è nella vita di chi, avendo scelto il Cristo, è stato scelto da Lui, debba poterlo portare agli altri. La responsabilità di dire che chi ascolta il Maestro di Galilea ha una strada sicura, benché la notte, per arrivare al nuovo giorno. Ecco, fratellini miei, adesso abbiamo ricevuto la parola, l'abbiamo ricevuto noi che stiamo qui, l'hanno ricevuto quelli che ci stanno ascoltando per radio, quelli che ci ascolteranno anche da varie parti, non soltanto in Italia, domani. Ma ognuno di noi, io per prima, se in queste parole abbiamo colto qualcosa di importante per la nostra vita, non lasciamo scappare l'opportunità e la possibilità di riconsiderare la nostra esistenza. Non è mai detta l'ultima parola, non è mai troppo tardi. Nessuno può chiamarsi fuori da questa provocazione, da questo invito ad essere compagni di viaggio del Maestro di Galilea. Per te, proprio per te, stasera è detto: io ti amo come nessun altro. E l'amore è compassione, l'amore è spezzare il pane, l'amore è essere disponibili a non tradire, l'amore è perdono, l'amore è dare la vita, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Amore è fare della sua parola la nostra esistenza. Che Signore Gesù ce la faccia comprendere questa parola e ci dia la capacità di aprire il nostro cuore al suo ingresso. Sia lodato Gesù Cristo. Adesso faremo quello che Gesù ha fatto quella sera. Gesto della lavanda dei piedi. Avviene soltanto il Giovedì Santo. 12 di noi staranno qui, io, ed è una grande responsabilità, come lui prenderò un grembiule, lo metterò ai fianchi e laverò i loro piedi. Ma ci siamo tutti lì, coloro che vengono qui siamo tutti quanti noi. Ecco perché io vorrei che non fosse visto come una sacra rappresentazione, ma un'offerta a ognuno rispetto alla proposta del Signore. Poi scenderò tra di voi, ci saranno il ricordo dei 12 apostoli, 12 compagni di cordata del Maestro di Galilea. Io verrò tra di voi, dove arriverò, lì abbraccerò qualcuno, il ricordo di quei 12, come se fosse tutti abbracciati dal Maestro di Galilea. Vi chiedo davvero, rimanendo seduti, di vivere questo momento con estrema attenzione, con una profonda attenzione. Per me è talmente importante che questi momenti possano essere vissuti con intensità, che la commozione per il dono ricevuto riesce a prendere fin le profondità delle mie viscere. Ho bisogno che ciascuno di noi sappia che, usciti da questa celebrazione, non si è più uguali. Non si è più uguali, perché abbiamo ricevuto il suo dono. Chi non avverte il dono è spettatore. Chi ha orecchie per intendere, intende.